where you find a love to last eternally, I want you with me. Everywhere I go. Ragazzi, un disco così non si è mai presentato, vi dico perché, perché è bellissimo, questo è uno showcase, allora facciamolo subito, perché mi piace, sta cosa mi piace, uno c'ha Rita Pavone, perfetto. Allora, questo disco si chiama Masters, eccolo qui inquadrato, non è che stiamo a fare promozione, perché alle 5 del mattino la promozione non vale, non è promozione, anche perché dobbiamo dire una cosa, per questo speciale Rita Pavone che è qua, una cosa la dobbiamo dire ragazzi, ve la devo raccontare, ve la devo tenere. Questa mattina io sono arrivato e ho detto, porca miseria, forse sono arrivato troppo in anticipo, sono arrivato prestissimo. Allora, ho preso la macchina, sono arrivato qui, ho incontrato due o tre lupi che ululavano, tutto chiuso, tutto, proprio c'era, era un video degli 883, tutto chiuso così. A un certo punto vedo la ragazzina, quella del film di thriller di Michael Jackson, che usciva dal cinema con lo zombie attaccato qua, non c'era nessuno. A un certo punto arrivo qui al bar e dico, ah, chi ci sarà? Ci può essere solo lui, agonia, invece no, Rita Pavone era già qui, era già qui. Eccolo qua, Master. Allora, stavamo facendo la presentazione, che bella fatta così dal vivo, si chiama presentazione a cappella. Non si è mai fatta, perché solitamente chi fa gli showcase e presenta i dischi, che cosa fa? Sta lì con l'orchestra, cantano, suono, frizzi, lazzi e anche... Allora, invece no, noi lo facciamo così. Allora, traccia numero uno, perché c'è un CD in inglese e un CD in italiano. Sì. All, è lo stesso, All Night Long, scritto Nite, sì, non sì. Nigt, All sì. Night alla, Long, alla, che, è la americana. Che è la canzone di... Era una canzone di Elvis, lui la cantava così. Eccolo. When I was little, my mama said to me, someday you'll find a love to last eternally. È diventata. When I was little, my mama said to me, someday you'll find a love to last eternally. I want you with me. Woo! Everywhere I go. Invece, il secondo pezzo, canzone, è By Myself. Allora, questo era un pezzo tratto da un film di Fred Astaire, bellissimo. Lui era un grande attore che usciva, che aveva una grande fama, poi ha avuto un momento di crisi, torna a New York e non c'è più quella gente che lo aspetta alla stazione. È tipo il film The Artist, no? Cosa, allora lui ci fuori con le mani in tasca e la canta lì. E tipo canta, fa? Lui la faceva così. I'll go my way by myself, this is the end of romance. È diventata. I'll go my way by myself. This is the end of romance. Yeah, I'll go my way by myself. Love is only a dance. Oh my God. Ragazzi, la presentazione al dito solo con le spatole. Vabbè, andiamo un attimo. Andiamo a Raining. Raining, la numero 5. Raining. Allora, Raining è un pezzo. Io adoravo da ragazzina Bobby Darin, che è stato. Bobby Darin, sì, è quello che un po' era all'ombra di tutti i grandi, no, poverino? Perché c'era era Sinatra. Il delfino di tutti. Sì, era il delfino di tutti. Io, infatti, però, oggi ascolto Bobby Darin perché piace. Ce ne sono di raccolte in Bobby Darin pazzesche. Quindi, Rita ha omaggiato un Bobby Darin. Bobby Darin. E qui te l'appoggio perché grazie, veramente, grazie. Guarda. Allora, lui era un cantante, un attore, ha avuto una nomination all'Oscar, era strepitoso, ballerino, cantante, faceva di tutto e aveva una versatilità a 360 per i ragazzi che ci ascoltano, magari andate e cliccate e cercate su Google bene. Bobby Darin e rimarrete di stucco a minghiuluti. Andate a cercare. Allora, era anche un grande compositore, ha scritto questo brano che era uno dei brani che mi piaceva di più. E che fa? E che fa? E oggi va benissimo. Dimmi il tempo, dimmi il tempo, com'è il tempo, qual è? Come lo facciamo? It keeps on raining every day. Just keeps on raining, won't go away. Same old love story you've heard before. I cried, he lied, I tried, inside it keeps on raining. È troppo bello. Si vede che Rita Pavone ha fatto questo
un disco Masters che non può mancare nella vostra discografia preferita, con passione, veramente passione, che si vede che quando racconta delle canzoni e canta le canzoni c'è proprio la passione che si sprizza. E si sprizza no, fuori dai pori degli elettrici. Tant'è che alle 3:20 di notte era già qua. Alle 3:20. E tra l'altro c'è un pubblico, voi non potete vedere, dietro la nostra telecamera che in questo momento ci sta riprendendo, perché per la prima volta non sono io che riprendo col mio cellulare. Il mio cellulare per adesso sta dormendo e riposando, e si sta riposando perché ti stiamo riprendendo in HD, in HD. Come il latte, certo, ecco. Siamo proprio come il latte proprio, sai, c'è il latte in HD, come sì, è HD il latte, sì. andiamo aspetta, vediamo un po' Once Upon a Time, che proprio è la frase preferita dalla mia piccola figlia, che Once Upon a Time, e c'era anche un film, una storia, sentite qual è? Allora, Once Upon a Time è una che ricordo, un amore passato, un amore da ragazzini, che è stato importante, un pezzo bellissimo, e fa Once upon a time, tempo, quello che sto? A girl, a boy, questo è un ragazzo, a boy with moonlight in his eyes put it hands in mine and said he loved me so, but was once upon a time, long, so long ago. Once upon a hill, we sat beneath the willow tree, sotto un salice piangente. We counting all the stars, contavamo le stelle, and waiting for the dawn, e aspettavamo l'alba. But that was once upon a time. La cosa che mi stupisce, perché poi insomma, non è normale, non è normale. Questo è il ricordarsi tutti i testi precisi. Tu non hai bisogno di gobbi e cose varie. No, non ho bisogno tanto di gobbi, anche di trippi. È veramente in questo momento io sono un po' gobbo perché l'ernia mi tormenta. Ma allora, questa è la grandezza di un artista come Rita Pavone, che anche senza musica, anche così, ti racconta un CD, un lavoro, perché questo per te è un lavoro. È la passione con cui tu hai fatto questo sì, CD. Sì, questo praticamente, guarda, mio padre aveva un suo amico che lavorava nelle navi, e questo mi portava, quando io avevo 11, 12, 13 anni, mi portava questi pezzi americani su 78 giri. 78 giri, pensate. Fats Domino, Jerry Lewis, Jim Vincent, Bobby Darin, Kimmy Euro. E io avevamo in Italia Cancello fra le rose. Ah, questo è per quello. Cancello fra le rose è bellissimo. L'angelo stanotte. Io mi ricordo Pagliarici e Cancini. E poi aprite le finestre al nuovo sole, è primavera. Una cosa da morire, da tagliarsene bene. Allora io sentivo queste cose, dicevo, noi non abbiamo niente di questo, del genere. No? E tutte le mie amiche, io dicevo, ma senti come canta questo qua, ma senti la musica di questo qua. Allora mi sono detta, un giorno io vorrò realizzare questo sogno. Ed è arrivato? No, è arrivato 50 anni dopo, perché nessuno mi avrebbe, non ci sarebbe stato un produttore che avrebbe messo una lira su un progetto del genere, sai, la gente ti vede, abbiamo, ma ti vede con... Perché sei la mia passione. Addio, no, fai Apple is a river by the old mill run. Lays the river in the noonday sun. Linger a while in the shade of a tree. Throw away your troubles, dream of me. Ladies and gentlemen, qui a Edicola Fiore questa mattina, speciale Rita Pavone per un capolavoro. Eccolo qua, Rita Pavone Masters, il suo sogno realizzato dopo 50 anni, ce l'abbiamo noi qua, signori, Rita Pavone. Ma è una cosa così, ma è anche a, non lo so, a Domenica Inna.